Allora ragazzi, bentornati sul mio canale, riprendiamo con la carriera di Gran Turismo Sport. Dovevamo fare le gare 3 e 4 del campionato Red Bull X Junior Series. Allora, siamo a Tsukuba Circuit, dopo abbiamo Red Bull Ring, sono circuiti abbastanza interessanti. Allora, l'auto è rimasta già settata con i cavalli, ok, proviamo. Allora, i settaggi manteniamo gli stessi, comunque andava bene, gomme da corsa dure. Cambio manuale, nessun aiuto. Allora, ragazzi, vedrete questo video. Probabilmente sì, il lunedì della settimana dopo, rispetto al World Tour. Quindi l'avrete già visto. Saranno già accadute cose parecchio interessanti. Io, tra l'altro, mi sono buttato senza fare nemmeno pratica. Allora, andiamo un po' con la visuale esterna, visto che con lo scorso video siamo andati solo con quella interna. Dai, vediamo un po'. Tsukuba 8 giri potrebbe essere interessante. Pensavo di essere già più lento, invece no, piccolo fuorigiri. Mi ricordo, abbiamo sempre 50 cavalli in meno, però i primi già li prendiamo così facili, eh. Qua frenano troppo, però cazzo, dai. Ma secondo me questa si può fare anche in quarta. Un po' tirata, sì, ha voglia, dai. Se magari questo non chiude così le traiettorie, meglio anche. Minchia, non sono proprio abituato con la visuale esterna, cazzo. Qui un po' stava pattinando. Vabbè, i cordoli sono sporchi, quindi magari anche per quello. Nelle curve vanno piano comunque, si nota subito. Poi il Tsukuba dove sono praticamente solo curve. Io non riesco mai a inserirmi qua. Se vado a destra chiudono, vado a sinistra chiudono. Bello. Ok, dai, un po' con la visuale interna. Sì, non c'è paragone, cioè mi trovo 100 volte meglio con quella interna. Sarà abitudine, boh, non lo so. Sono curioso di vedere anche i tempi che fanno, sono veramente curioso. Occhio, occhio, dai che ci passiamo. Come si sentono le sospensioni? Tanta roba. Quando sali sui cordoli. Questa si può fare anche in seconda, secondo me. Sì, ha voglia, ha voglia. Qua ci prendiamo un po' di scia. Mica come si abbassa l'audio quando ti avvicini alle altre auto. Non hanno mai corretto sto problema. Dammi l'interno. Ma che, perché è inchiodato lì quello? Pazzo. 57, secondo me si può fare ancora meglio. Troppo largo. Ma più che altro il fatto di andare troppo largo è un problema del pad. Infatti c'è apposta l'opzione sensibilità sterzo. Andrebbe aumentata forse con queste auto. Perché sennò tu giri tutto l'analogico, ma in gioco non è così reattivo. Sì, stavolta l'ho fatto in prima. Ho voluto cambiare, vediamo. Ok, ci apprestiamo a superare il primo. Sono veramente curioso dei tempi. Secondo me mi tirano giù almeno 4 secondi. Ma come minimo, questo guarda come inchioda, guarda, guarda. Ma perché inchioda così tanto? Dio caro, devi aprire in uscita, no? Ma te lo devo insegnare io. Un secondo, lì mortacci sua, oh. O entravo in seconda, lo tamponavo, o entravo in terza, andavo lungo. Sono queste le scelte, non è che. Minchia quanto inchioda qua. Sembra
Secondo me non sono in... cioè in realtà lo sono, perché comunque vedete che fanno tempi della Madonna, ma non sono in grado di far scorrere l'auto, vedete? O inchiodano, e quello è il problema. Però poi quando si tratta di stracciarti sul tempo, a parte che questo manco riusciamo a superarlo, perché non riusciamo a trovare spazio, perché inchioda troppo. Vediamo adesso all'interno, un po' abusivo ragazzi, lo devo fare, sennò non passiamo più. Ok, adesso dovrebbero iniziare a fare i super tempi, vediamo. Meno largo, però ancora troppo. Si può fare ancora meglio. È agguerrito questo qua dietro, mi sa, eh. Si poteva stringere di più. Riusciamo a battere 0,57, eh? Questa la faccio più flat, ma vediamo. Ha azzardato un po' troppo. Cazzo. Vabbè, l'ho ottenuta, l'ho ottenuta. No, ancora i super tempi non li hanno fatti, eh. Questa volta la faccio in prima. Vediamo se riesco a batterlo stavolta. Questa secondo me in quarta si può fare, ma non completamente col piede giù. Un po' devi alzare. Ecco, tipo qua puoi già aprire. Tanto non ha tanta potenza. A parte che bisognerebbe andare sul sintetico. Allargare proprio tantissimo lì. Però, boh, non mi fido onestamente. Ho paura di perdere il posteriore. Adesso magari ci proviamo. Qua il cordolo forse è meglio non prenderlo. Un po' veloce, un po' veloce. Oh, i super tempi. Ah no, l'ha fatto, vedi? 0,56. Vabbè, non così tanto, però. Vedete, qui dove c'è la parte verde, sono andato un po' aggressivo. Però l'ho battuto. L'ho battuto, sì, brutto. Aspetta, non ho skippato, ha terminato lui la sessione, quindi dovrebbero aver terminato tutti in teoria. Sono curioso di vedere il tempo. No, è rimasto il mio, 0,56. Però loro non... anche se avevano concluso, non gli ha dato il tempo. Non ho capito il motivo. Vabbè, allora ci salviamo al replay. Ok, gara 4 Red Bull, però no, non c'è la pioggia, soleggiato. Vabbè, forse è meglio così, forse è meglio così. Qua bisogna fare attenzione ai cordoli, soprattutto ai dissuasori, quei cosi là gialli, come si chiamano. A questa velocità l'auto si impenna. Vabbè, ok, non è così tanto veloce, potente, però vediamo loro come le fanno. Zio, però tu freni troppo, zio. Vedete, lui tipo si è alzato, no, assurdo. L'avete sentito? Ha fatto un rumore strano l'auto. Minchia ragazzi, però dai, ma perché vanno così piano? Red Bull però ha il suo fascino, con le monoposto ha il suo fascino Red Bull, non c'è un cazzo da dire.
Ragazzi, scusate se parlo poco, però vorrei provare a fare dei bei tempi. Vabbè, vincere la vinci comunque. La difficoltà non è elevata, però vorrei fare dei bei tempi. Dieci mi siamo. Minchia, si poteva fare ancora più a cannone questa, eh. Occhio al dissuasore giallo, minchia che ci impegniamo. ,45. Vediamo se lo battono. Mi sa che da fare in seconda quella, perché con la terza... Boh, entro con giri bassissimi, quindi è lenta la ripartenza. Non lo so, dopo proviamo a farla in seconda. Anche questa, secondo me. Sì, secondo me è meglio da fare in seconda. Vabbè, zio, però mi fai perdere un botto di tempo. Vedete? E sono ripartito pure lento. Forse anche in prima va fatta. E prima l'ho fatta addirittura in terza. Dopo me le faccio tutte in prima e vediamo. No, questa va bene in seconda. Minchia, che cosa folle. No, cazzo. Ho fatto una curva bruttissima, ho fatto. Ma secondo me questa in quinta... Ma secondo me si può, si può, vedi che si può. Questa anche in quarta, secondo me. Sì, ha voglia, mica si recupera un botto, c'è molto margine di recupero, secondo me. Con le marce giuste... Questa mo la faccio in prima. Lui mi dice seconda, però... No, forse questa si può fare in seconda, però già quella dopo... Che è molto più stretta. Secondo me va fatta in prima. Adesso vediamo. Infatti vedi, lui mi consiglia prima. Seconda esci troppo lento, esci. Però devi dare anche. Sì, vedi. Sono andato un po' largo. Però mi ha dato una ripartenza molto più veloce. Quindi seconda, prima. Questa si può fare. Boh, presumo in terza. Vediamo. Sì, dai, ha voglia, si può fare in terza. Questa secondo me è terza. Vediamo. Vediamo se li prendiamo l'interno, buono così. Questa quindi abbiamo testato che con una giusta sterzata si può fare tutta in pieno. No, sono andato più lungo stavolta. Questa però va bene così, va bene, va bene. Vediamo se riusciamo a tirare giù qualcosa. Minchia, anche tanto. Questa è in seconda, abbiamo detto, mo... Giri lanciati facciamo, vediamo. Minchia, si è impennata. Nella realtà, boh, probabilmente avremmo perso il controllo dell'auto. Stiamo distanziando comunque loro, eh. No, questo faccio tutto in visuale interna. Voglio vedere un attimo i tempi. Ci ha destabilizzato un po' il cordolo, mi sa, eh.
Vorrei provare a farla in quarta questa, vediamo. Sì, dai, ha voglia se si riesce. Si giri bene, riesci. Qui stai in quinta, però non tutto flat, un po' devo alzare. Però la quinta secondo me la posso... Minchia. Sì, si può lasciare, vai, vai. L'importante è non prendere quel coso giallo nell'interno della curva, se no voli. Qualcuno batte il mio tempo? Ah, l'ha già 1,32! Cosa? 4 secondi in meno! Cioè, no, ragazzi, è una cosa assurda, eh. Io sto spingendo al Mauke che sono una frana completa. Gioco per divertimento, però minchia, mi sembra un po' esagerato. Ok, abbiamo anche 50 cavalli in meno, ma comunque loro, come vi ho già dimostrato in altri video, hanno il boost, hanno di velocità. E di aderenza soprattutto, come hanno fatto quell'ultima curva, anzi la prima curva al lago maggiore nello scorso video. Qua sono andato lungo. 1,32, voi state fuori, cazzo. Ragazzi, per curiosità, voi provate, che magari molto probabilmente siete anche più bravi di me. Provate a prendere quest'auto a fare un giro così, per vedere se riuscite a battere i loro tempi, tipo 1,32, no? Prendetelo come riferimento. Qua sono andato lunghissimo. Vediamo un po', dai, anche se avevo detto che non l'avrei utilizzata. Non penso riescano a fare meglio di 1,32. Io comunque questo è il massimo, cioè più di così non posso fare. Anche se non avessimo depotenziato l'auto, non penso avremmo fatto quel tempo. 1,32 mi sembra veramente basso, eh. Mi sembra veramente basso. Che poi chi è quello che ha fatto 1,32? Quello in ottava posizione, dai, non è possibile. E poi quello in ottava posizione in mezzo al mucchio, come fa a fare quei tempi? È impossibile. Piuttosto lo fa tipo il secondo. Qui arrivo sempre lungo. Piuttosto lo fa tipo il secondo o il terzo, no? Non sono nella mucchiata di auto. Hanno più campo libero, ma così mi sembra una cazzata assurda. Forse tiro troppo le mani, anzi forse le tiro troppo poco, può essere. Probabilmente in una gara online, andando così tanto sul cordolo, perdi il controllo, visto che c'è la differenza di fisica. Alcuni dicono che non c'è, alcuni dicono di sì, secondo me c'è. Cioè, rispetto al single player, al multiplayer, c'è una differenza di fisica. Penso, eh. Secondo me c'è. Ho sempre avuto questa sensazione. Adesso ci vediamo anche il primo giornaliero che nello scorso video avevamo vinto la Sauber C9. Tanta roba. Mi salvo un replay. La gara 5 ce la teniamo per un altro video, ragazzi. Se no viene troppo lungo e soprattutto il file diventa troppo pesante. Cazzo di auto sono. Mi potresti dare la Huayra. Le altre ce le ho già. Cioè, ho anche la Huayra, però con quello che vale, figurati. Brutto bastardo, figurati, te la faceva vincere.
Ho perso il conto di quante ne ho vinte di queste Ford Focus da rally. Vabbè, ragazzi, allora voi fatemi sapere come al solito cosa ne pensate di questo video. Lasciate un bel like, un commento. Ci vediamo con il prossimo appuntamento. Sarà una live. Se mettono un tracciato nuovo, ci facciamo una gara di resistenza. Quindi, altrimenti, andiamo avanti con la carriera. Ci facciamo gara 5, sempre di questo campionato. Così lo finiamo e riprendiamo con le live, visto che dobbiamo recuperare ancora altri campionati. Andiamo in live e li facciamo a bomba. E nulla, dai ragazzi, come ho detto, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti.